Ciao a tutti, ennesima sconfitta per i Bulls. Io lo so che probabilmente se qualcuno, qualche persona vedrà questo video, anzi alcune persone vedranno questo video, ci sarà una divisione di pensieri. Sarà quello che mi dirà: Simo, hai ragione, o forse hai ragione. È vero, però il Livorno non ha meritato di perdere. E quelli che mi diranno: sì, però si giocava contro il Benevento che lotta per andare in Serie A. È vero, forse le mani. Io condivido questi due ultimi pensieri, eventualmente. Però è anche vero, e lasciatemelo dire, che mi sono rotto il cazzo. Scusatemi la volgarità, però mi sono rotto le palle. Mi sono rotto le palle di essere arrivati a due mesi più o meno. Inizio il campionato, a sedicesimi, e non aver neanche vinto una volta. Non ne hai vinto svelate volte, però quelle altre sono sempre merite. Non hai vinto nemmeno una volta. E dite quello che vi pare, con tutto il rispetto per il Benevento. La prestazione che ha fatto il Benevento ieri non mi sembrava così tanto diversa e tanto migliore rispetto alla nostra. Forse sì, hanno avuto a livello di statistiche qualcosa in più, magari per più palleggi, un po' più occasioni, questo è vero, non lo posso negare. Ma non c'è stata una differenza sostanziale. E se ne avesse Livorno, nella qualità e nella formazione scelta, avesse avuto un po' più di cattiveria, finalizzazione, non dico che magari Livorno ne poteva vincere, ma sicuramente un punticino ce lo portava a casa. Che è vero, non è una vittoria, ma non è un'altra sconfitta. Io ieri, guardando la partita, mi sono reso conto che le possibilità c'erano, perché se si va a vedere il Livorno oggettivamente, mi riferisco anche al secondo eventuale pensiero, non ha giocato male, non ha giocato in maniera ottimale, che qualcosa da rivederci sempre, però se ne è uscito a testa abbastanza alta ieri, perché se si va a vedere il Livorno ha preso gol su un rigore, su una stupidità, lasciatemi dire anche questo, di Fazzi, che si è fatto insieme all'acqua all'altro da via Insigne, e anziché ormai lasciarlo andare perché è andato via, l'ha trattenuto, tanto gli dà rigore, a quel punto lasciano andare, che se dovesse fare gol, tanto più o meno l'esito finale è quello lì. Però se si vede il rigore, ne ha preso gol sul rigore, e non so se poi il Benevento senza rigore sarebbe riuscito a fare il gol che poi l'avrebbe fatto vincere, non lo so. Però lasciatemi dire, come appunto detto, anzi, quindi permettete di dire che mi sono rotto le palle di essere lì. Di essere lì perché siamo per fortuna riusciti a tornare su dalla Lega Pro, che si sa tutti che è un campionataccio, perché poi trova squadre che anche se magari collettivamente non sono forti danno noia, ma trova una squadra che magari fa una rosa a caso però è straforte. Cioè lì è veramente un bordello. Siamo riusciti ad andare su, e se si fa così il prossimo anno ci risiamo. È vero, manca sempre tanto, però è anche vero che, come ho detto prima, ormai manca due mesetti che inizia il campionato, e essere a 2 punti è imbarazzante, e non trovare un modo di uscirne è anche peggio. Io non lo so. Che poi è strano sto Livorno, perché è vero, probabilmente a livello qualitativo della squadra non c'è una squadra per, come tanti dicevano, lottiamo per i playoff per la Serie A, piedi molto molto per terra e guardiamo di salvarsi, che sarebbe a ora anche tanto. E stavo appunto dicendo, è vero, forse a livello qualitativo non c'è una grande squadra, oggettivamente parlando, perché se no non si spiega queste cose lì, questa classifica lì, e non si spiega prestazioni anche visto la stagione di merda come quella che Livorno ha fatto, specialmente contro lo Spezia, che io anche se non ho fatto il video commento comunque ho saputo, mi è stato riportato di come ha giocato Livorno, cioè roba da mani nei capelli, attenzione, sì. Però vedi ieri, vedi, non lo so, contro il Pescara, vedi contro il Crotone, che se il Pescara era la prima, quindi sai, magari sempre fresca l'osa, Livorno alla fine esce la testa abbastanza alta, secondo me. Non altissima, però alta. E ieri appunto si arrivò nella fine per il giovane che avesse rubato chissà cosa, anzi forse niente. Quindi lasciatemi dire la cosa che ho detto inizialmente, forse
sono stato anche troppo aggressivo a livello di termini, a livello di coglioni o palle, anziché altra parola, però lo volevo dire. Perché è vero che devo fare un video commento sulla partita, e diventa c'è di po', perché basta dire, come ho già detto tutto quando ho tirato a fare le statistiche, partita abbastanza inaspettatamente, ve lo dico sinceramente, perché non me l'aspettavo, data la prestazione precedente, abbastanza equilibrata, forse, anzi, senza il forse, Benevento un po' più pericoloso di Livorno, statistiche a favore di loro, seppur non in maniera eclatante, e niente, lui è stato bugiardo, forse quello più corretto era il pareggio, infatti Livorno Benevento del vantaggio grazie ai rigori, altrimenti non so se avesse fatto, se poteva comunque trovare la via del gol, e niente, finiva lì. Quindi questo è un video commento sulla partita Benevento Livorno più uno sfogo personale, più che altro perché è da qualche settimana che non ci vediamo questi video commenti, che parentesi io non li faccio perché o non riesco a vedere la partita, o non riesco a vedere tutta la partita, perché se avete un tempo non posso, se non avere le informazioni tali da poter fare un video commento, e quando non la vedo non è perché non voglio, è perché 99 volte su 100 sono al lavoro. E quindi, tra le discussioni prima, mi sentivo anche di dire la mia su questo andamento, che io spero veramente possa finire, non so quando, perché chi se non sbaglio la prossima è contro l'Ascoli in casa, ma non è che l'Ascoli sia una squadra, cioè, anzi, poi c'è anche il discorso di, chiamiamola, rivalità, odio, si spera, calciste e basta, quindi non sarà assolutamente semplice, io spero possa finire, perché veramente qui se no, bimbi, non ci si sorte, non ci si sorte. E è un peccato, bisogna trovare la cura a questo male, mettiamolo così, chi se ne volendo le possibilità, no, di fare chissà cosa, però di magari macinare un briciolo di punti ci sono, anche se si direbbe. Io non so cosa altro dire, mi sentivo di questo, l'ho detto e non me ne pento. E questo, niente, il video finisce qua, ci vediamo in un prossimo video commento che non so quando ci sarà, guardarci già contro la prossima contro l'Ascoli, sia con l'Ascoli perché non mi ricordo per riguardare, mi sta che sia fra 2 mesi, non lo so. Ci rivediamo e come dico sempre speriamo di rivederci magari con un sorrisone, anche se un sorrisone non basta essere contenti, che se dovessi vincere la prossima, che poi tanto dammeli eventualmente 3 punti, non è che da ultimo passi a terzo, cioè rimani sempre lì, per farmi capire la situazione in cui siamo, però magari piano piano se c'è la possibilità risaliamo. Boh, io non do nulla perché ho pure sempre riportato male, di sera la parte del Lecce quando è andata a finire, basta, via, ci rivediamo, ciao a tutti.